Che senti un municipio, perché festeggiare la scuola invitando un homeschooling è veramente un'azione di fiducia e di collaborazione, ed è proprio attraverso questo genere di punti che si creano poi le situazioni che fanno crescere entrambe le realtà, perché possiamo darci ispirazione a vicenda. In Italia, come in moltissimi paesi, l'educazione parentale è legale e sempre più famiglie stanno scegliendo questo percorso. Possiamo dire non abbiamo stime ufficiali, ma sono all'incirca 2000 i bambini, i ragazzini che stanno facendo questo percorso scolastico, che quindi non contempla il seguire le lezioni alla scuola, quindi l'istruzione classica, quella che abbiamo avuto nella maggior parte dei casi tutti noi adulti presenti in questa sala oggi. Che cosa spinge i genitori a fare questo tipo di scelta? Andiamo a vedere cosa c'è dietro questa scelta, che è sicuramente controcorrente. Allora, innanzitutto io lavoro appunto da una decina d'anni, quindi sono riuscita a intervistare parecchie famiglie, lavoro attualmente con un gruppo di Milano che organizza eventi ludico-didattici per famiglie che fanno educazione parentale. Sicuramente le famiglie vogliono confermare quello che è il loro ruolo educativo, e non posso che dire che questa è una scelta positiva, visto quello che stiamo testimoniando con vari resoconti presenti su tutti i giornali. Ecco, c'è una carenza molto forte della presenza della famiglia all'interno dell'educazione delle nuove generazioni, mentre invece queste sono famiglie che vogliono contrastare questo andamento e vogliono prendersi la cura, la responsabilità a 360 gradi di quella che è l'educazione dei loro figli. Io personalmente sono madre di 5 figli, il più grande ha 13 anni, la più piccola ne ha 2, quindi non solo per esperienze così attraverso altri, ma anche proprio per esperienze personali, posso dire che è una grande fonte di crescita e di gioia riuscire a essere partecipe nella vita dei miei figli in tutti gli aspetti, che possono essere quelli dello studio, ma possono essere anche e soprattutto quelli della crescita personale. L'educazione personalizzata è un secondo punto che hanno in comune queste famiglie. Sappiamo che la scuola giustamente deve essere un sistema che può contattare, toccare più ragazzini nello stesso momento, e quindi è inevitabile che ci sia una certa standardizzazione del sistema, degli apprendimenti, mentre invece i genitori che fanno educazione a casa chiedono e si organizzano per offrire quella che è una educazione personalizzata. Come fanno a farlo? Il lato pratico qual è? Ce ne sono tanti di modi, perché ciascuna famiglia sceglie il metodo dell'homeschooling che più aggrada, che più facilita l'andamento familiare. E alcune famiglie, per esempio, si fanno sostenere da tutor, da assistenti, ma la maggior parte in realtà si organizza in gruppi, quindi possiamo osservare più famiglie che condividono l'esperienza, quindi della crescita dei propri figli, e offrono quella che è la propria consapevolezza, la propria conoscenza, il proprio tempo, per far sì che tutta questa piccola comunità possa crescere. Ci sono anche famiglie che magari per distanze non riescono a collaborare con altri, e quindi sono i genitori che si avvalgono magari anche in questo caso di sistemi e supporti online. Ce ne sono veramente tanti, moltissimi sono anche gratuiti, quindi non c'è bisogno anche di spese e oneri economici per queste famiglie in questo caso, e riescono a organizzare così un programma di studio che calza su quelle che sono le necessità del bambino, dell'individuo, del singolo. Il contatto con la natura. Il fatto di avere a disposizione il proprio tempo e poterlo gestire permette di ottimizzare quelli che sono gli spazi, e quindi riuscire a portare i bambini all'aria aperta, a essere in contatto con la natura. Abbiamo visto, al momento si parla molto di agrinido, agriasilo, c'è proprio una riscoperta di quello che è l'outdoor learning, e quindi lo schooling si inserisce anche in questo contesto, e che permette ai bambini di esprimersi fisicamente, come giusto che sia, fisiologicamente, quindi senza lunghe ore seduti, ma magari riuscendo ad alternare ore seduti con uscite, gite, musei. Viviamo in uno dei paesi
più belli del mondo, e storia, arte, cultura sono dietro qualsiasi angolo, quindi anche proprio la riscoperta del territorio italiano e che permette così vivacizzarsi di queste realtà che purtroppo la mattina tante volte sono lasciate così libere, vuote. E quindi, come vi stavo dicendo, i tempi sono sicuramente diversi, perché quando si lavora uno a uno, uno a due, uno a tre, ma anche uno a dieci, sicuramente non è lo stesso ritmo che si può avere in una classe dove un insegnante è a contatto con 20, 25, 30 bambini. E quindi c'è molta più fluidità e l'impegno, diciamo, accademico può girarsi attorno a un paio d'ore. E questo permette quindi la fruizione del paesaggio, dei musei, di tutto quello che è la nostra società e la nostra città per tutto il resto del tempo. Come dicevamo, il rispetto dei tempi del bambino, perché sappiamo che ogni bambino è a sé, ogni bambino è diverso, possiamo parlare di frustrazione, possiamo parlare di bambini affetti, di disturbi pre-disturbi dell'apprendimento. Questo permette, lo schooling permette di rallentare o rendere più veloce quello che è lo svolgimento del curriculum, del programma, permette di venire incontro ai bambini che magari hanno metodi di apprendimento che non sono quelli classici, logico-matematici, per dire, ma magari i bambini cinestetici che hanno bisogno di un apprendimento in movimento, i bambini che prediligono un apprendimento visivo possono essere stimolati, o quelli che sono materiali, video, documentari, altri bambini che invece prediligono quello che è un apprendimento uditivo e magari sono più in difficoltà rispetto a altre risorse, possono essere esposti quindi a letture, a audiolibri. Quindi ecco, anche lo andiamo a vedere anche il materiale che utilizzano queste famiglie è sicuramente soggettivo e libero. La famiglia può spaziare proprio perché non ci sono costrizioni in questo senso. Quello che forse mi sta più a cuore di tutti è il potenziamento dei legami familiari, il fatto che purtroppo in una società che è estremamente veloce, e anche per noi adulti, il lavoro, il rientro tardi la sera, la rincorsa sempre di quello che è l'appuntamento successivo non permette alle famiglie di stabilire un equilibrio di relazione, non permette ai genitori e anche ai fratelli e sorelle di vivere con tranquillità quello che è il rapporto familiare. Quindi una grande riconquista che posso dire, forse è veramente il dono più grande che ho ricevuto io da questa esperienza, è quello di passare più tempo insieme. Passare più tempo insieme ovviamente significa grande crescita personale per noi genitori, perché lo sappiamo benissimo, i nostri figli sono quelli che ci mettono in discussione più di chiunque altro, ma appunto con grande beneficio di tutti. Andiamo adesso a vedere quali sono le problematiche che affliggono i genitori che fanno questa scelta, perché ovviamente non è tutto, come si può dire, rose e fiori, ma una famiglia che in Italia sceglie di fare questo percorso va incontro sicuramente a delle difficoltà. L'Italia rispetto ad altri paesi è un po' nuova, se me lo permettete, all'educazione parentale, perché per esempio sappiamo che negli Stati Uniti ci sono 2 milioni di ragazzini che non frequentano le scuole e che seguono gli studi tramite un percorso di educazione parentale, mentre ce ne sono 30.000 in Francia, e di questi all'incirca 3.000 sono homeschoolers, altri magari seguono corsi online, scuole online, però comunque sono 30.000 i bambini che scelgono un percorso alternativo alla scuola, e ne abbiamo ancora 5.000 in Spagna e 40.000 nel Regno Unito. Giusto per far capire come stiamo parlando della realtà italiana, ma questa è una realtà globale, è in continuo aumento, è in continuo aumento. Il primo scoglio può essere quello del come orientarsi nel panorama burocratico e accademico, l'ABC dei propri diritti e dei propri doveri. Questi genitori vanno accompagnati o comunque possono anche essi trovare le informazioni proprio per iniziare questo percorso e riuscire a intraprenderlo nel rispetto della legge. Sappiamo che sono poche le
necessità che questi genitori devono a cui questi genitori devono adempiere, però ecco, è importante partire col piede giusto. Un po' più pungiglioso può essere l'approccio alla parte accademica. E quindi ricordiamo che siamo tenuti, noi che facciamo educazione a casa, a seguire quelle che sono le linee guida nazionali, quindi non i programmi singoli delle scuole, però le linee guida nazionali, che sono veramente molto ampie, vaste e di grande interesse, io trovo, per quello che è l'approccio all'educazione. E quindi, ecco, i genitori devono all'inizio di questo percorso capire come partire, quale approccio utilizzare, chiedersi soprattutto com'è che impara mio figlio, quali sono le condizioni migliori per far sì che lui possa esprimere il meglio, perché ricordiamoci che educare significa tirare fuori, non significa riempire, e purtroppo tanti bambini oggigiorno sono così sottoposti a questo continuo riempimento di informazioni, mentre invece dobbiamo valorizzare quello che c'è all'interno di ciascun individuo. E un'altra problematica è trovare il sostegno e la guida degli altri che magari stanno facendo questo percorso e hanno già più esperienza. Trovare le reti, a Roma ci sono parecchie famiglie che fanno educazione parentale, per esempio con bambini di età più disparata, e riuscire a mettersi in contatto con queste e entrare nella rete per usufruire degli appuntamenti settimanali, mensili, che vengono organizzati. Perché ricordiamoci che l'educazione parentale non significa il bambino attaccato alla gonnella della mamma, ma significa invece un bambino in società che ha continui scambi con persone di età diverse in contesti diversi. Educazione parentale è il network che mette a disposizione, ecco, tutta quella che è la rete a livello nazionale, e quindi è molto utile per trovare la prima via, il primo approccio. L'altra situazione molto importante è quella di creare un gruppo di studio e gioco nella propria zona. Sicuramente la socialità è un punto caldo per chi fa educazione parentale. Stiamo cercando di tessere un tessuto sociale che è inesistente al momento, che è fatto di collaborazione, che è fatto di mutuo supporto, che è fatto così, di quotidianità, che non è la scuola in questo caso. E quindi è importante per le famiglie contattarsi e frequentarsi settimanalmente. È una scelta ovviamente che va controcorrente. Bisogna essere, ecco, forti di quelle che sono anche le esperienze degli altri per muovere i primi passi. Ancora, l'essere riconosciuti come un'alternativa valida e rispettosa al percorso tradizionale, e devo dire che la nostra presenza qui oggi mi rende veramente molto felice, perché è un passo in questa direzione. Ancora troppo spesso i genitori si sentono messi in difficoltà per questa scelta, ma non dalle istituzioni, ma anche semplicemente dal parentato piuttosto che dalle amicizie, perché comunque è una scelta molto diversa, che va molto controcorrente. E invece sapere che se ne parla, che è diffusa, che si sta diffondendo sempre di più come scelta e come realtà, ecco, guardando anche all'estero, guardando soprattutto all'estero, dove ormai dire che si è homeschoolers è una normalità, mentre invece in Italia ancora molte persone rimangono stupite. Chiunque che è homeschooler e sta ascoltando questo sicuramente si può rivedere. Perché ricordiamoci che l'apprendimento è sicuramente un apprendimento che può avere tanti volti, può avere il volto della scuola pubblica, della scuola privata, della scuola paritaria, ma anche delle famiglie che scelgono l'homeschooling e quindi l'alternativa. Maria Montessori soleva dire: per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari. E non è assolutamente così. Lo vedo nei volti dei bambini che apprendono ogni giorno in maniera alternativa e lo fanno veramente con il cuore. Se c'è qualcuno che ha qualche domanda, mi fa piacere se posso essere di aiuto.